quando vuoi puoi raccontarci ciò che hai trovato, i resti di quello che hai trovato dalla devastazione di questa notte. Beh, questo già è significativo, è il primo segno di una nuova restrizione alla libertà di circolazione in questa valle. Sono due New Jersey che impediscono il passaggio dei mezzi motorizzati, anche soltanto di camioncini o di api, e possono passare soltanto le persone. Questo che cosa vuol dire? Noi l'abbiamo già anche segnalato al comune di Giaglione. Vuol dire che la gente del posto che andava a far legna, perché i boschi sono anche curati, quindi la gente va a far legna, non può più farlo. Quindi altri sacrifici, altri disagi, e tutto nel tentativo di imporre quest'opera devastante, demenziale, che costerà soldi e soldi per il futuro di tutti. Se si va avanti e si percorre il sentiero fino alla nostra baita in pietra, beh, troviamo gli altri segni dell'arroganza di queste truppe d'occupazione e dei loro padroni che li mandano. C'è la roulotte, quella che era la roulotte delle 5 Stelle, e hanno finito di devastarla completamente, nel senso che hanno sfondato i vetri, hanno scardinato le porte. Anche la nostra baita ha subito dei danni, non c'è più acqua perché hanno pensato bene di tagliare il tubo che portava l'acqua alla baita, per cui se qualcuno pensa di poter tornare alla baita e bere, trova il rubinetto assolutamente impraticabile e non scende più una goccia d'acqua. Se pensano di farci paura a questo modo, però si sbagliano, perché rimetteremo in sesto il rubinetto e non ci sono restrizioni che possano impedire alla gente di difendersi. Questa strada sabato è stata percorsa da più di 10.000 persone che sono andati lungo le reti ancora una volta a dimostrare concretamente la propria contrarietà all'opera, e questa strada continuerà ad essere per noi punto d'accesso. Una cosa che però bisognerà fare è un controllo capillare dei terreni sotto il fortino, perché sono proprio i terreni dove vorrebbero cominciare a mettere le recinzioni per il primo cantiere, perché non si può chiamare cantiere quello che attualmente c'è, semplicemente una prigione a cielo aperto, una caserma dove non c'è più un filo d'erba. Allora non ci resta altro che venire in questi luoghi, essere presenti, continuare con determinazione come sempre. E anche in New Jersey le barriere prima o poi cadranno, perché le nostre ragioni sono più forti dei loro grandi loschi interessi. Grazie Nicoletta. Grazie a voi.